La polizia di Stato di Nicosia sta indagando sull'omicidio di un allevatore di Nicosia di 56 anni, trovato privo di vita il 24 febbraio in contrada Sperone. Non riuscendo a individuare la causa della morte, la procura ha conferito l'incarico al medico legale, la dottoressa Arcifa. Ieri sera la conferma che l'uomo non è morto per cause naturali, ma per volontà di terzi. I carabinieri delle stazioni di Pietraperzia e di Barrafranca e dello squadrone carabinieri eliportato cacciatori di Sicilia hanno effettuato una perquisizione locale in contrada Runzi nei confronti di un 59enne pregiudicato residente a Barrafranca. È stato trovato un fucile calibro 12 con matricola brasa sotto i sedili di un furgone di sua proprietà e all'interno della sua azienda 26 cartucce calibro 12 e due targhe di un veicolo risultato rubato nel 2003. Scoperto anche un allaccio abusivo alla corrente elettrica e una vera e propria discarica di circa 200 metri quadri nella quale erano accumulati rifiuti speciali e pericolosi. L'intera area interessata dalla discarica è stata immediatamente posta sotto sequestro. Il 59enne è stato posto agli arresti domiciliari. Dalla notizia dell'approvazione dei progetti presentati dai comuni a valere sulle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2019, la presidente ennese dei costruttori dell'ANCE, Sabrina Burgarello, sottolinea l'assenza di progetti da parte dei comuni dell'ennese. È incredibile per non dire allucinante, afferma la Burgarello, ben 1 miliardo e 900 milioni di progetti e nessuno dei comuni della provincia di Enna. Solo 4 comuni ci hanno provato, prosegue, senza particolare impegno a quanto pare, dato che non hanno avuto nemmeno l'accortezza di presentare progetti definitivi o addirittura i rendiconti economici. Degli altri 16 comuni nessun segnale di vita. Questo è il vero motivo del ritardo e delle pessime condizioni di vivibilità delle nostre aree, l'assenza di progettualità pubblica. All'Oasi di Troina sono state avviate le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale sanitario. Sono 64 le posizioni lavorative aperte, tra infermieri professionali, operatori sociosanitari, tecnici, logopedisti, radiologi e fisioterapisti. I contratti saranno a tempo indeterminato. Per i dettagli, collegarsi al sito istituzionale dell'Istituto nella sezione Bandi e Concorsi. Un grande successo di pubblico il primo appuntamento con le videoconferenze online di Sicilia Antica, del ciclo La Sicilia dalla preistoria all'età rinascimentale. I due relatori, Giuliana Maria Amata e Sandro Amata, attraverso un excursus storico su Enna condotto a partire dalle origini fino all'età tardo-romana, hanno interessato migliaia di persone. Per chi volesse è ancora possibile visionare la registrazione della videoconferenza sulla pagina Facebook dell'Associazione Sicilia Antica. Non ci fermiamo qui, fanno sapere da Sicilia Antica, stiamo già lavorando a nuove iniziative di studio e divulgazione a tutela del nostro formidabile patrimonio culturale. La Casa d'Europa, in collaborazione con il Centro Studi Federico II di Svevia di Enna, ha bandito il Premio per l'Europa Edoardo Fontanazza 2021, che si rivolge agli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione degli istituti scolastici. Una giuria si occuperà di visionare e selezionare i lavori vincitori che verranno premiati durante la Festa dell'Europa organizzata il 7 maggio al Teatro Garibaldi di Enna. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido domani mattina e del vetro, secco residuo e cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.